Mangiare sano, mangiare bene e scegliere cibi di qualità. Questo è il filo conduttore di una tavola rotonda, ludica e informativa che domenica scorsa si è svolta presso il ristorante Il Piacere, organizzata dall'Associazione Cult Abruzzo e dall'Accademia di Nutrizione e Medicina Estetica Come Mangi. L'evento ha assunto anche un carattere solidale. Gli organizzatori infatti hanno pensato di raccogliere fondi a favore del sogno di Aya Ollus perché la piccola di 6 anni resti una bambina felice. La kermesse, coordinata dalla fondatrice di Cult Abruzzo Valeria De Panfi, dal giornalista Giuseppe Fuggetta, ha rimesso in auge prodotti enogastronomici di qualità: l'olio, i formaggi, i salumi e il vino. Oggi essere un genitore responsabile e consapevole di quello che si mangia è sicuramente un'operazione più difficile di quella che è toccata ai nostri genitori. Per un semplice motivo: abbiamo perso la nostra sovranità alimentare. Bisognerebbe ritornare a produrre nel nostro territorio. E forse la conoscenza verrebbe in maniera più automatica, cioè. E purtroppo la globalizzazione, ma soprattutto l'industrializzazione, anche dal punto di vista agricolo e zootecnico, ha un po' appiattito tutto. È fondamentale educare a una sana e corretta alimentazione, spiegano Valeria De Panfilis, Carlos Casasanta, Antonio Pacella e il presidente di Cult Abruzzo Valentino Casciato. I bambini devono sapere oggi cosa mangiare. Con la globalizzazione si è persa di vista la qualità del cibo che dobbiamo assolutamente recuperare. L'obiettivo è quello proprio di coinvolgere non solo i genitori, i nonni, che spesso sono comunque i veri educatori dei ragazzi, ma coinvolgere anche le scuole, le altre associazioni comunque presenti sul territorio per fare un gruppo comune, perché purtroppo quello che manca è spesso la coesione tra le varie associazioni. Sappiamo bene che ormai i bambini sono la prima vittima di tutto il sistema di mercato, di tutto quello che viene fatto per trovare per crescersi dei futuri clienti, dei futuri consumatori. Per cui fin da piccoli loro vengono abituati a dei gusti che sono staccati dalla natura, da quello che è ciò che diciamo, parte veramente dalla terra. Sicuramente deve essere un aspetto e un approccio culturale di formazione attraverso l'informazione, per riuscire a riconoscere quelle che erano le abitudini di una volta, il prodotto di qualità fatto in modo rigoroso ed etico, quello che veniva prodotto una volta sicuramente dai nostri genitori, dai nostri nonni, con la consapevolezza e il rispetto di apportare un prodotto genuino alimentare a tavola, dunque a farlo mangiare a quello che erano i loro figli, i bambini. Dello stesso avviso Candido Calabrese, autore del libro Mangiando Favole, che racconta il cibo con simpatiche storie e mette in guardia i più piccoli dalla cattiva alimentazione, quella che danneggia il fisico e la mente.